Ciao a tutti, come state? Oggi vi porto un video di amore al primo utilizzo, quindi prodotti beauty che mi sono piaciuti subito dai primi utilizzi. Alcuni sono belli utilizzati, alcuni sono veramente proprio prima impressione, ma prima impressione ottime. Allora, parto dall'unico prodotto capelli che ho da mostrarvi, che è questo balsamo di cui vi ho già parlato. È un balsamo di Elvive ed è l'Hydra Hyaluronic. È un balsamo che promette 72 ore di idratazione profonda con acido ialuronico che permette di trattenere più molecole di acqua e quindi dice che è per capelli disidratati, e dice che promette capelli districati idratati con un effetto rimpolpante. Ottimo balsamo, è un balsamo davvero molto idratante. Che permette di districare i capelli in un minuto ed è un bel formato anche da 250 ml, low cost perché costa intorno ai 2-3 euro. È davvero un ottimo, ottimo balsamo. Come vedete, l'ho quasi terminato. Lo vedremo nei finiti di aprile sicuramente. E poi lo rivedremo in un altro video perché sto registrando un video dove ho messo a confronto tre balsami capelli. Le ultime novità, diciamo, altre due, oltre questo, altri due balsami ultimi usciti, insomma, di novità beauty, e di lui ho un'idea top proprio, lo vedremo anche nei preferiti dell'anno proprio perché mi è piaciuto tantissimo e lo vorrò assolutamente ricomprare. Adesso aspetto di far fuori qualche altro prodottino, ma se lo becco in offerta sicuro lo ricompro e quindi lo rivedremo in altri video. È un balsamo che vi consiglio assolutamente, poi è un formato giusto da 250 ml e non come fanno adesso che fanno i mini formati di balsamo con i maxi formati formato di shampoo. Ottimo, ottimo davvero da ricomprare. Poi vi mostro un altro prodotto che ho già utilizzato parecchio che è quest'acqua profumata di Avon. È una body mist Avon Sense. Con peonia rosa e petali di magnolia. È una acqua profumata da 100 ml che costa circa 4,99 euro non in offerta, che io sto amando tantissimo. Come vedete sono arrivata circa qui, quindi a un po' meno di metà. L'ho comprata a fine marzo, quindi vi faccio immaginare, sto usando solo lei. La utilizzo anche più volte al giorno perché comunque è un'acqua profumata, quindi non è che abbia una durata così lunga, però mi piace tantissimo il momento proprio in cui la vado a vaporizzare, è un momento di puro piacere. Mi piace tantissimo, ha questa profumazione floreale. Non è molto persistente, però mi piace tanto. L'ho ricomprata. Ho già fatto un altro ordine su Avon da una signora, insomma, che fa la consulente qua del mio paese e quindi ve la farò rivedere. Vi devo fare ancora l'haul Avon, ma non ho comprato tante cose a fine marzo. Ho comprato quattro prodottini, ma sicuramente vi faccio vedere perché ho comprato anche altre cose altri prodotti beauty che non sono Avon e quindi ne riparleremo. Un altro prodotto capelli, scusate, corpo, capelli avevo solo il balsamo, è un deodorante di cui avevo sentito parlare bene qua su YouTube e quindi ho deciso di comprarlo. Adesso ve lo mostro ed è un deodorante della linea Conad Essentie ed è questo qui. Qui dice delicato, un deodorante spray con note di avena e latte di mandorla, efficace 48 ore senza alcol, regola la sudorazione, 150 ml, pagato sotto i 2 euro, 4 euro non so perché, sotto i 2 euro mi sta piacendo molto. Allora, la profumazione appena vaporizzato mi dà leggermente fastidio alla gola, mi viene leggermente da tossire, però è un prodotto ottimo in quanto tiene a bada veramente la sudorazione. Io lo sto usando giornalmente, mi sto trovando molto bene. È anche vero che non fa estremamente caldo ancora, però lo utilizzo, lo spruzzo anche i giorni in cui vado a lavorare, quindi magari metto il deodorante per uscire di casa e poi vado a lavorare e tiene molto molto bene. Mi sta piacendo tanto. L'ho comprato un po' perché ero curiosa, perché comunque dato il piccolo prezzo e il sentir parlare bene, e un po' perché sto pensando di fare la seconda parte di una maxi recensione di video
dei prodotti della Conade Sentie. Un anno fa ne ho fatto uno ed è andato molto bene come video, e siccome praticamente ho trovato molti prodotti validi, piano piano sto ricomprando altri prodotti e sto testando altri prodotti di questa linea proprio per fare un altro video monomarca. E mi riallaccio a questo discorso: ho già comprato e provato un altro prodotto che è l'acqua micellare. L'acqua micellare in questione è questo bel maxi formato da 400 ml, ed è l'acqua micellare della linea Conade Essenti, 3 in 1, strucca, deterge e idrata, viso, occhi e labbra, con estratto di rosa e camomilla per pelli sensibili e delicate. Non contiene alcol, PEG e oli minerali. E il flacone al 50% di plastica riciclato. È un ottimo prodotto. Questa, per dire, è proprio una prima impressione, perché l'ho utilizzata un paio di volte. Li ho comprati veramente da poco questi prodotti. Come sapete, io preferisco struccarmi con gli struccanti bifasici e in questo momento sono un po' in fissa con quella tipologia di prodotto, però mi piacciono tanto anche le acque micellari, e in realtà questa l'ho comprata proprio per testare altri prodotti scusate, di questa linea, perché di acque micellari ne avevo tante ancora in scorta, però ho intenzione di fare quel video e quindi ho deciso di comprarla. Costa intorno ai 3-4 euro, sicuramente non supera i 4 euro, e mi sta piacendo tantissimo. Strucca molto molto bene, anche il mascara, non è delicata sugli occhi, quindi non aggredisce gli occhi. Non mi dà fastidio per pelli sensibili e delicate. Come prima impressione vi posso dire veramente veramente ottima, e vero tutto quello che c'è scritto. C'è scritto che rimuove dolcemente il trucco dal viso, occhi e labbra. Io trucco solo occhi e labbra, lo sapete. E comunque qua dice anche che deterge e idrata. Io dopo l'acqua micellare vado sempre a utilizzare un gel detergente, quindi per me l'acqua micellare deve solamente struccare, e questa lo fa. È una prima impressione, vi dicevo, l'ho utilizzata un paio di volte, però mi piace molto, mi sta piacendo molto. Mentre il deodorante lo sto utilizzando da qualche giorno in più, perché appena l'ho comprato l'ho messo in utilizzo, e quindi quello che vi ho detto prima è perché proprio è già un po' di giorni che lo sto utilizzando e mi sta piacendo molto per queste temperature, perché comunque ancora, anche se siamo a metà aprile inoltrato, ancora non fa caldo, diciamo che siamo sulla media di quei 15 gradi giornalieri, però si sta comportando molto bene. Come struccante occhi sto utilizzando più spesso questo struccante occhi bifasico di Avon. Come vedete, anche questo utilizzato un pochino, mi sta piacendo tantissimo. Questo è quello che chiama acqua micellare Oil Infused Micellar Water, non contiene profumo. In italiano qua cosa dice? Vediamo un po'. Lo chiama detergente. È un'acqua micellare con olio infuso, insomma, uno struccante bifasico. Come vedete c'è più parte acquosa che parte oleosa. Dell'Avon Nature Effect. Questi sono 200 ml, l'ho pagato 4,90 euro. Non so se era in offerta o se era al suo prezzo. Anche questo viene dal haul insieme all'acqua micellare, quindi è entrato proprio da poco a casa, perché è a fine marzo, e mi sta piacendo tanto. Allora, con questo prodotto non è stato un amore proprio al primo utilizzo, ma dal terzo in poi. Vi spiego, praticamente il primo utilizzo, e a questo punto anche il secondo, mi viene da dire, non ho shakerato bene il prodotto, quindi potrebbe essere stata colpa mia, perché praticamente mi è uscito molto di più la parte oleosa che la parte acquosa, e quindi ho detto: Madonna, ma che cosa ho comprato? Cioè, è olio puro, e a me gli oli sugli occhi un po', solo olio mi dà un po' fastidio, e quindi mi dava un po' fastidio, mi appannava un po' la vista. Io non so se ho occhi sensibili, però in questo momento mi dava fastidio. Poi ho detto: no, devo testarlo meglio questo prodotto. Dal terzo utilizzo in poi, shakerato molto bene e utilizzato subito, quindi appena lo si shakera lo vado a distribuire sul dischetto struccante. Vedete, io lo shakerò per un po', lo vado a distribuire quando è ancora così su, ops, sul, che brutto rumore che ha fatto, sul dischetto struccante. La parte si mischia bene e strucca benissimo.
non irrita gli occhi, molto delicato. Qui dice che è ideale anche per i trucchi waterproof che io non utilizzo, con burro di karité. È un prodotto che mi sta piacendo davvero, davvero tantissimo. E quindi è questo che sto utilizzando per la maggior parte adesso per struccarmi. Ho anche un altro struccante bifasico che utilizzo, che vi ho già fatto vedere, quello di Essence. Ma se devo scegliere la sera, scelgo questo. E quindi sto utilizzando sia questo che quello, ma in questi giorni è lui che sto preferendo. E poi devo dire che 200 ml, trovare uno struccante bifasico da 200 ml è una cosa rara, perché fanno tutti quei formati da 125, 150, a 4,90 euro, un ottimo prezzo, quindi ve lo consiglio. Poi vi parlo di un detergente a viso della Leo Crema, è questo detergente viso qui. Con questo packaging stupendo di questo verde trasparente, mi piace tantissimo, nonostante molto semplice. Questo è un detergente da 150 ml, qui dice che è un gel detergente purificante per tutti i tipi di pelle, deterge, rivitalizza e strucca, con acqua di rosa e estratto di camomilla. Mi sta piacendo molto, è un gel detergente abbastanza liquidino, come potete vedere. Fa comunque una bellissima schiuma sul viso, molto delicata. Serve la giusta quantità di prodotto, quindi non ne basta una puntina perché sennò non vi fa, non vi deterge bene il viso, insomma, non fa una bella schiuma. Però utilizzando la giusta quantità di prodotto, veramente mi piace tantissimo. Devo dire che mi piace anche tanto la profumazione di questo prodotto, che è veramente un mix tra la camomilla e la rosa, molto floreale. Qui è della Leo Crema Natural con un eco pack. Si vede che magari hanno fatto la confezione di plastica un pochettino più morbida, magari, ma mi sta piacendo davvero davvero tanto. Ve lo consiglio, pagato intorno ai 4 euro, l'ho trovato da Tigotà. Non ne sento parlare per niente, ma vi devo dire che è veramente un ottimo prodotto. Mi è piaciuto proprio dalla prima applicazione. Ultimo prodotto di cui parliamo, scusate un attimo. Ultimo prodotto di cui parliamo è una maschera contorno occhi 2 in 1, perché fa da maschera e da contorno occhi. Sto parlando di questo prodottino qua di Geomar in multidose ed è una maschera contorno occhi al 95% di ingredienti di origine naturale con biofiordaliso, centella asiatica e acqua di cetriolo, effetto antifatica e decongestionante. Questo è un prodotto che sto amando e che vi consiglio veramente. L'ho trovato da Tigotà e lo trovo sempre, insomma, nello stand dove ci sono anche le maschere viso. Sono 12 ml, costa intorno ai 2-3 euro, quindi veramente, veramente low cost. Ma tutti i prodotti che vi ho fatto vedere sono low cost perché non superano i 5 euro, quindi comunque. Veramente un video dei prodotti amore al primo utilizzo barra prodotti low cost. Top low cost e è veramente un prodotto ottimo. Qui c'è effetto antifatica e decongestionante. Io questo l'ho utilizzato sia come contorno occhi, praticamente il mio contorno occhi della sera perché è veramente bello consistente e va a piallare. Mi piace tantissimo. Sia come maschera, quindi messo in abbondanza sempre alla sera. Ma l'ho provato a utilizzare anche delle mattine dove magari poi non mi andavo a truccare, quindi anche se risultava leggermente più unticcia, tra virgolette, ma non è vero perché si assorbe molto bene subito, però ci sono delle mattine dove magari ho il tempo di farmi una bella skincare e poi truccarmi più tardi. L'ho utilizzato una sera in cui la notte non avevo dormito bene perché avevo il bimbo che non stava tanto bene. E quindi la notte mi ha voluto dormire in braccio, un po' piangeva, si svegliava piangendo, insomma. E vi devo dire che ho proprio visto l'effetto. Avevo il contorno occhi leggermente raggrinzito dalla notte passata, non bellissima. E questo ha proprio piallato il contorno occhi, mi è piaciuto tantissimo. Tanto che l'ho già ricomprato. Questo, come vedete, ce l'ho proprio già in uso da un bel po'. E questo è quello che mi manca da utilizzare. Ce l'ho nuovo in scorta e sicuramente prossimo giro che faccio da Tigotà lo ricompro perché credo di aver trovato il mio contorno occhi del momento
e non so se dirvi della vita, ma comunque sicuramente è un ottimo prodotto che per il momento non mi voglio far mancare. E questo è tutto, scusate di nuovo, ma mi stanno chiamando. E questo è tutto, quindi questo è quello che vi volevo far vedere in questo momento. Quindi prodotti top, amore al primo utilizzo, top low cost, adesso vedo come voglio chiamare questo video, ma veramente dei prodotti ottimi che vi consiglio e poi se sono ottimi e sono low cost, tanto meglio. Fatemi sapere se avete provato questi prodotti, come vi ci siete trovati, se avete voglia di iscrivervi al canale, a me farebbe molto piacere. E prima di salutarvi vi mostro due acquisti Shein che ho fatto, che vi ho fatto vedere il video e che vi ringrazio perché quel video vi è piaciuto tantissimo. Ho acquistato questi orecchini fatti così tipo come si chiama? A graffetta che finiscono con questo cuoricino, semplicissimi ma che mi piacciono davvero tanto, e questa maglietta. E che ho, comunque sono due prodotti che sto utilizzando che mi piacciono tanto, sia la t-shirt che questi orecchini, gli altri non li ho ancora provati, e quindi prodotti acquistati e messi subito in utilizzo. E niente, io vi mando un bacio, se vi fa piacere iscrivetevi al canale, a me farebbe molto piacere. Ci vediamo in un altro video. Ciao!